La trappola della bilancia che rovina la tua serenità e che non ti sta permettendo di dimagrire e tornare al corpo che desideri. Conosci questa trappola? È comunissima, soprattutto tra le donne dopo la menopausa. Ti spiego cosa è e come puoi contrastarla una volta per tutte. Fai una cosa però, scrivimi nei commenti se ti viene l'ansia ogni volta che devi salire sulla bilancia e scrivimi anche ogni quanto ti pesi. Forza, dai, iniziamo con il video. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. Allora, tu non puoi nemmeno immaginare di come la serenità e la felicità di tantissime donne dipende da quel maledetto numero sulla bilancia. Un meccanismo distruttivo che porta ad eleggere la bilancia come unico giudice e censore. La bilancia sarà al centro di ogni questione che riguarda il tuo peso, il tuo rapporto con il cibo e di conseguenza la tua serenità. Mangi troppo? Ti pesi. Salti i pasti? Ti pesi. Ti sei appena abbuffata? Ti pesi. Fai il cosiddetto pasto libero? Ti pesi, ti pesi, ti pesi, ti pesi continuamente ogni giorno e magari lo fai più volte al giorno. La serenità della tua giornata dipende da quel maledettissimo numero. Ecco cosa succede. Guarda come il peso condiziona le tue giornate. Ti faccio tre esempi, dimmi poi nei commenti se ti ci ritrovi. Caso 1, il peso aumenta, magari ti rassegni e continui a mangiare perché ti dici che tanto ormai non posso farci più nulla. Oppure il peso aumenta e inizi a fare digiuni, salti i pasti, con il risultato di rientrare nel solito circolo vizioso di abbuffate e digiuni. Caso 2, il peso rimane stabile. Pensi di non aver fatto danni e quindi ti autorizzi a mangiare, tanto non sei aumentata di peso. Caso 3, il peso diminuisce e sei felice, la tua giornata incomincia bene. Rispetto all'ultima volta il peso è sceso e nemmeno tu te lo spieghi come mai. Allora che cosa fai? Beh, tanto vale continuare a mangiare, tanto non ha effetti. Salvo poi, magari dopo 1 o 2 giorni, veder comparire il conto. E dove? Sempre sulla bilancia, che è lì che ti giudica. Stampati questa informazione in mente. Il peso varia di molto anche nell'arco della stessa giornata, per questioni ormonali, di cambio dell'idratazione corporea, di cibo che è ancora in transito nel tuo intestino. Pesarti troppo spesso è inutile e controproducente. Il dato non è attendibile. A te deve interessare il calo della massa grassa, non il mero calo di peso. E lo stesso vale per l'aumento di peso. Dobbiamo evitare di mettere su massa grassa. Se il peso aumenta, ma abbiamo messo su del muscolo, insomma, tanto meglio. Vuol dire che abbiamo migliorato la nostra situazione di salute e di tonicità generale. Il peso è un dato parziale, prendilo come tale e soprattutto non pesarti troppo spesso. Pesati una volta ogni 2 settimane e lontano dai pasti liberi che possono portare a un po' di ritenzione idrica. C'è una vita oltre quella bilancia. Smettila per favore di aggrappare la tua felicità in base al verdetto della bilancia. Sei molto, molto di più di quel numero. Non ti rappresenta. Non lo scordare mai. Mi raccomando, scrivimi nei commenti com'è il tuo rapporto con la bilancia e ogni quanto ti pesi. Scrivi tutto e ricorda, i risultati arriveranno se migliori prima di tutto il tuo rapporto con l'alimentazione e anche con te stessa. Non giudicarti più, ma piuttosto amati. Mi raccomando, un abbraccio dal tuo dottore. Aspetta, fammi indovinare. Anche tu vuoi perdere quei fastidiosi rotolini sulla pancia, tipici della menopausa, vero? Clicca sul link nel mio profilo e scopri il trucco che più di 600 miei pazienti stanno utilizzando con successo.